Benvenuti in un nuovo video. Scusatemi se ogni tanto in sottofondo sentite dei rumori tipo questi. È che proprio sotto casa mia stanno facendo i lavori, quindi io cercherò un po' di non farvi sentire il rumore sotto, ma vabbè. Oggi siamo qui per fare un altro video assaggi. Sapete che mi piace tantissimo fare questa tipologia di video e so che piace anche a voi, quindi per me è un piacere continuare. Mi piace prendere sempre le nuove novità e infatti oggi andremo a parlare proprio di un brand che sul mio canale non l'abbiamo mai visto e sto parlando del brand. Allora, molti chiamano NYX e molti NEX. Comunque è questo qui. Io sinceramente non so come si pronuncia, quindi penso NEX o NYX, NYX, NEX, non lo so io. Ma che ve l'ho detto in tutte le due varianti. Fatemi sapere però proprio come si pronuncia, quindi scrivetemi proprio come si pronuncia se voi sapete come si pronuncia. Perché sinceramente io non lo so. Ovviamente queste barrette le trovate sul sito di All Supplement e come sempre avete il mio codice sconto Giulia010. Allora io inizierei subito perché sono 4 barrette da 50 grammi, però voglio fare come un altro video che sicuramente l'avete già visto, quello lì delle altre barrette. Ok. Allora, questo qui è gusto brownie, eccolo qui, oh. Sempre da 50 grammi e un'altra persona che adesso non ricordo mi ha chiesto se proprio invece di dire solo calorie, carboidrati, grassi e proteine vi dicevo anche tutti gli altri e quindi sinceramente gli altri macronutrienti e quindi ve li dico semplicemente e mi fa piacere, mi fa davvero tantissimo piacere quando sotto nei commenti mi date dei consigli, io li apprezzo sempre infatti come questo qui. Per 50 grammi ha 188 calorie, 10,6 grammi di grassi, poi 15 grammi di carboidrati, 3,2 grammi di zucchero, 7 grammi di fibre e quante proteine? Mamma mia, ragazzi, sono tutto mischiato. 11 grammi di proteine e 0,15 grammi di sale. Quindi io direi di andare ad assaggiare, io ragazzi sto sudando, non è... Tra poco mi vedrete fare video a mezze maniche perché io così sto morendo. Allora, assaggiamo. Sono davvero molto curiosa. Si presentano così, oh. Belline. Da come vedete qui c'è uno strato di croccantezza e si sente di brownie. No, mamma mia, è buonissima. No, raga, questa le dovete prendere. Mi piace tantissimo proprio la consistenza. Questa cosa che sembra tipo un torroncino, un cioccolatino. Poi è veramente buona, poi questa croccantezza sopra con la morbidezza. Oddio, buono, buono, buono. Come sempre facciamo la classifica alla fine. Ovviamente di questo marchio sono usciti tantissimi altri prodotti che ovviamente io ho preso e che vedrete in un prossimo video. Quindi andiamo a pescare a scatola chiusa. Allora, questo qui è Protein Nougat. Nughetto, sì, nughetto crispo. Questo qui verde, confezione verde, però questo qua è torrone, quindi sarebbe sicuramente qualcosa alle nocciole, perché più di tanto comunque non è specificato. Per quanto riguarda i valori, siamo lì. Per 50 grammi hanno 188 calorie, 11 grammi di grassi, 16 di carbo. Poi fibre 7 grammi e proteine 11 grammi. Per quanto riguarda un'altra richiesta che mi avete fatto, di dirvi anche i polioli, penso si pronunciano così, hanno 7 grammi. Sì, scusate, ma per me questa cosa è nuova perché io di solito non le guardo. Anche di qua 7 grammi, stessa cosa.
quindi. Ok, andiamo ad assaggiare. Si presentano tutti uguali. Ah no, questa c'è. Madonna raga, ma che questa sembra il Magnum. Guardate sopra, c'ha tipo no cereali, quelle palline croccanti, tipo riso soffiato. Assaggiamo. Sapete che sembra? Sembra il Ferrero Rocher, ve lo giuro. Non riesco a capire. Grazie. Non riesco a capire questa parte qua. Vaniglia. Mi sembra vaniglia ma molto delicata. Però raga, nel complesso... ottima. Rieccoci, si era scaricata la macchina fotografica. Fortunatamente io ho sempre le pile di riserva cariche. Quindi stavamo provando, cioè raga, avevo appena aperto questa qui e la stavamo assaggiando. Ma io, è stato errore mio perché non ho guardato bene che l'obiettivo si era ritirato e quindi si era spinta. Ma poi comunque con questi rumori un po' in sottofondo non ci ho fatto caso, però vabbè. Allora, questa qui è della Protein Caramel, ovviamente assaggiamo di nuovo, aspettate, vi dico anche i valori. Allora, questi qua un po' di meno, allora per 50 grammi hanno 171 calorie, 8,6 grammi di grassi, 14 di carbo, polioli, 8,2, fibre 10 grammi, proteine 11 grammi, ok. Assaggiamo. Si presenta così, oh. Con il caramello si intravede. È buona. Allora, si sente il caramello. Però si sente molto anche tipo questo cioccolato. Però devo dire che a tratti si sente il caramello ed è molto buona, perché il caramello non è quella cosa salata, stucchevole, no, è molto molto delicata. Sinceramente a me piace. Poi andiamo avanti con l'ultima, un po' schiacciatella, è sempre 50 grammi, sì, la vedevo un po' ristretta, e questa qui è al burro d'arachidi. Quella qui ovviamente classica, non può mai mancare una barretta così. E questa qui ha per 50 grammi 199 calorie, 13,2 grammi di grassi, poi 13 grammi di carboidrati, poi polioli 7, fibre 8,4, protein 10. Se vedete un po' di difficoltà nel leggere, che raga, guardate come c'è scritto, cioè veramente non si capisce niente. E ovviamente andiamo ad assaggiare. Questa c'è proprio gli arachidi, si vede, eccola qui. No vabbè raga, un altro morso glielo do. Guardate qua, ci sono proprio i pezzi. Mamma mia raga. Non ho mai assaggiato una cosa così buona.
nelle barrette proteiche, ve lo giuro. Di solito sì, arachidi buona, ma non così, che sopra quella croccantezza che ti dà proprio il pezzo di arachidi e poi la morbidezza di proprio della crema, cioè proprio del burro di arachidi, no, vabbè. Penso che al primo posto sappiamo già chi c'è. C'è lei. No, raga, guardatela bene perché questa dovete prenderla. Ovviamente avrete visto già anche il costo. Dovete prenderla. Primo posto, arachidi. Secondo posto, sinceramente io metto brownie. Terzo posto, caramello. E quarto posto, nougat, cioè torrone. Perché sinceramente è buona, ma niente di particolare. Mamma mia, raga, Arachidi mi ha proprio rapita. Assurdo, veramente davvero molto buona. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un pollice in su e un commento così mi aggiornate anche, mi dite quello che volete, sapete che vi rispondo sempre. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!